Ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo seri, oh. Ma comunque non sta né in cielo né in terra una roba del genere, ma veramente. No, ma io sono sempre più allibito. No, ragazzi, no, ma è impossibile questa cosa, cioè, no. Qua c'è un'arma segreta, secondo loro. No, no. Ma adesso esageriamo, apro pure FaceTime. Buonasera, questo episodio è un crossover della rubrica dei trucchi e funzioni nascoste nelle app che potete trovare qui, perché oggi non parleremo Non vi necessariamente. sembra familiare questo video? Non vi siete accorti di nulla la scorsa settimana? Beh, sappiate che è stato montato su questo iPad che non è di certo l'iPad Pro, ma è l'iPad di sesta generazione. Ci sarò riuscito o non ci sarò riuscito? Ci saranno stati intoppi o no? Scopriamolo dopo la sigla. Ma prima di cominciare una piccolissima premessa, vi volevo soltanto dire anche con questa atmosfera così rilassante, può mai esistere un video in cui non ci sia almeno un motivo per sclerare? Ovviamente no! E allora vi dico subito che questo accessorio qui, che ha la porta USB e la Lightning, no, per collegarci chiavette, hard disk all'iPad, è un prodotto realizzato direttamente da Satana. E vi spiego subito perché. Allora, questo qui è quello ufficiale di Apple. E non volevo comprare questo perché ovviamente sapete quanto costa questo? 45 euro. Un cavetto marso, 45 euro, va bene? Al che io all'inizio ho detto ad Apple. E allora sono andato in giro in cerca per mezza Roma, per mezza Roma a cercare sto robo, non ce l'ha nessuno. Alla fine sono riuscito a trovarlo da un cinese, un carissimo cinese. Torno a casa, ovviamente, non va un ca... E quindi cosa faccio? Torno indietro in negozio e gli dico, ascolta, Giancarlo, perché sicuramente si chiamava Giancarlo, non funziona niente, gli vado lì anche per mostrare con l'iPad, guarda, no, non va. E lui mi dice, no, no, non si plovano le cose qui, l'hai comprato, non si plovano le cose. Ma esplodi! Esplodi secco! Vado in giro di nuovo per 3 ore, nel frattempo ha cominciato a piovere. Ho la classica giornata di... Ecco, vado in giro, lo trovo da un altro cinese, un altro che sarà stato suo fratello, no? Questo torno a casa, ovviamente non funziona manco quello. Tutta questa premessa per dirvi, state lontani da accessori di terze parti. Purtroppo è risaputo, Apple ha un ecosistema chiuso. Ed è chiusissimo su queste cose, anche sugli accessori fanno di tutto per renderli incompatibili. Sono bastardi su questo, c'è poco da fare. Io in ogni caso ringrazio il signor Nicola, mio caro amico, che me l'ha fatto avere perché questo qua 45 euro non gliel'avrei dati manco morto. Scusatemi veramente per questa premessa così eterna, però... Senza audio, ho fatto sta sclerata, senza audio, senza audio. Vi voglio dire innanzitutto che andremo a montare chiaramente quel programma più famoso in assoluto per iPad e iPhone, che è LumaFusion. E questo programma qui è estremamente simile a Final Cut, a Premiere, cioè si può fare la gran parte delle cose anche grazie a un iPad. Queste sono le condizioni di montaggio peggiori in assoluto, perché questo iPad non l'ho minimamente comprato con l'intento di montarci video, e quindi ha 32 GB di memoria interna, che sono pocherrimi per lo scopo di montaggio, insomma, e infatti per trasferire tutte le clip, tutto quello di cui avevo bisogno per questo video, ho riempito la memoria, quindi fate conto che ha solo tipo 1,5 GB di spazio libero. Guardate, ho 30,5 GB occupati su 32. E un'altra limitazione di questo iPad è che ha ancora la Lightning, e purtroppo, allora, con l'iPad Pro c'è la Type-C. No, non lo voglio neanche nominare l'iPad Pro, per favore, no, 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 stiamo calmi che lo compro adesso. L'iPad Pro c'è la Type-C e lì è stata la svolta definitiva per questi utilizzi. Purtroppo la Lightning richiede che la maggior parte di periferiche che ci andiamo a collegare, chiavette, hard disk, vengano anche alimentate. Quindi tutta quella fase lì di trasferimento su questa macchina è abbastanza macchinosa, tutti i cavi in mezzo, le balotte, se no. Ma superato questo ostacolo, io vi voglio dire, ve lo spoilero. Non spoilerare. Ve lo spoilero perché non è possibile. Giuro, non ho mai visto tanta fluidità in un montaggio di un video in 4K, pesantissimo, è un 4K a 60 mega. Ci sono clip di video trasparenti, perché vi dico subito, guardate qua, intanto guardate quanto mi sposto bene nella timeline senza il minimo lag, adesso qui ovviamente non sta laggando, sono frame, no, che mi sto spostando. Guardate, cioè non ha la minima esitazione, e questa è la sigla allo sfondo trasparente, perché mi serve in modo tale che parta e ci sia ancora il video sotto, vedete, no? Ecco, questo video è pesantissimo, dura 6 secondi e pesa 2 giga e mezzo, tipo, e lui è fluidissimo, guardate come si muove bene. Parte, fluidissimo, fluidissima la sigla per tutta la durata della sigla.
ricontinua, va avanti con le clip. Tra l'altro, come potete vedere, è ottimizzatissimo per il touch, cioè è proprio pensato per essere usato col touch, e vi garantisco che non sto esagerando, ma sul computer ho visto molte più volte laggare tutto, e qua zero, cioè proprio neanche una volta, ma ve lo giuro, cioè non avrei nessun motivo per elogiarlo a caso, ok? Ve lo giuro, su Gian Pertolda possa morire in questo momento. Adesso lo meno, è ufficiale. Guardate qua, c'è un effetto di spostamento del video. Si sposta di qua entra un'immagine. Comunque proprio, cioè non gliene frega niente che è in 4K, non gliene frega proprio niente. Continua a girare fluidissimo, c'è anche qui un'animazione di uscita, quindi questa immagine si sposta di qua, il video ritorna originale. Ma cioè proprio, guardate, io mi posso anche spostare finché lui è in riproduzione, non si sta scaldando, è proprio alleggerito al massimo, e mi continuo a chiedere come Cristo sia possibile una roba del genere, cioè come fa? Perché ok, ottimizzazione divina, quanto volete, ma c'è un limite a tutto, cioè questa, qua siamo oltre. Tra l'altro, appunto, io, cioè è la prima volta che lo uso e già mi muovo come se lo usassi da tantissimo tempo. Questo è proprio indice di intuitività pura. Se non sapete cosa fa un pulsante, quando mai vi capita di trovare questa funzione qui? Tenete premuto il tasto impostazioni, vi viene fuori tutto. Vi viene fuori esattamente tutto ciò che fa ogni pulsante. Chiunque potrebbe capire come utilizzarlo. Doppio clic su un qualsiasi elemento e viene fuori questa schermata qui, dove possiamo aggiungere degli effetti, possiamo spostare le cose. Qui c'è la timeline e sostanzialmente ho messo un primo frame qui, un secondo frame in questo punto qua, e chiaramente nel primo frame ho messo che la posizione sia a meno 84, allele, torna indietro, ok, meno 83.9, 84, poi invece andando avanti a piacimento l'ho spostato, l'ho messo a 9.8, spostandomi così, quindi si aggiunge in automatico un keyframe e basta, fatta. E dopo ho selezionato invece l'altro video, vedete, mi sposto così, cioè è anche più veloce di un PC, perché qui sul PC dovresti andare lì col mouse a selezionare il valore qua per forza, spostarti. Invece così, se hai bisogno di ingrandire sta foto, la selezioni e la ingrandisci, cioè la sposti così, te la sposti dove vuoi. E quindi vedete, seleziono adesso il video, anche in questo caso sono partito dall'inizio in cui era nella posizione originale, secondo frame spostato invece con la posizione di qua, vedete, posso spostarlo come voglio. Faccio partire, riparte, si sposta, funziona. Una meraviglia! Taglio, possiamo tagliare un video qui a sinistra, accorciarlo su, giù, ritagliarlo. Ma veramente, quello che mi viene in mente nel 99% dei casi sicuramente si può fare. Qui c'è sempre la timeline che vedete anche miniaturizzato tutte le cose che avete messo, vi potete spostare così. Ma che vi devo dire? Cioè, veramente io sono allibito. Non può andare così bene, non è possibile. Ma dimmi te se posso arrivare a una roba del genere. Ma un telecomando, perché non mi prendo un telecomando? Ah, ecco, un'altra cosa fantastica, per andare frame by frame avanti, quindi di un frame alla volta, oltre che a zoomare così, possiamo anche, tra l'altro, andare avanti così, vedete, ci spostiamo frame by frame, vedete, guardate, avanti, indietro, un frame alla volta. La cosa brutta è che rispetto a Premiere non ti fa sentire l'audio finché fai questa operazione, cioè l'audio di quel frame. Invece su Premiere sono abituato ad andare avanti e indietro e sentire cioè sentire. Questi sono i versi, scusate, non sono deficiente, non mi sono rincretinito, ma veramente sentite tutti i frame della voce, no? Che vanno avanti. Frame della voce, vabbè, avete capito? Non credo in realtà, ma va bene così. Però vabbè, dai, col video, con le labbra ci si aiuta lo stesso, vedete? Quando vedete una faccia da mona, da deficiente così, ecco, allora è chiaro che bisogna tagliare esattamente in quel punto. E comunque continua a non aver visto neanche il minimo lag. E guardate, anche il sistema continua, sempre il sistema a essere fluidissimo. Ricordo che ha 2 giga di RAM sto robo, cioè io non so come stia facendo a non esplodere. E non, guardate, memoria strapiena, comunque non si è riempito di più. Non si sta riempiendo di cache, quindi non ha neanche bisogno di chissà che roba. Premiere a sta ora avrebbe riempito di giga di cache di roba a caso. Ora vi voglio mostrare The Campanel, attivatela mi raccomando, mettete mi piace, condividetelo, perché se vi sta stupendo quanto me, mi raccomando, fatelo sapere ai vostri amici e fate vedere sta cosa, sta roba scioccante.
Bon, è arrivato il momento di mettere le coperture, perché sostanzialmente il video è montato, la base c'è, però adesso sarà la parte più complicata per lui, dove lo dovremmo in teoria far esplodere, perché appunto chiaramente c'è una clip sopra l'altra, deve cambiare clip velocemente, sempre tutti in 4K, quindi se non va in crisi adesso, cioè... Prendiamo la prima copertura, anzi, la clicchiamo in modo che ci venga fuori qui, ce la guardiamo, con quei fischietti di fondo... Così state sentendo un dietro le quinte. Io quando faccio queste coperture comincio a fischiare robe a caso. Adesso stavo fischiando. Comunque gli possiamo dare già un in e un out qui. Quindi quando parte, cioè qui, diamogli l'in. Andiamo avanti. Basta! Vabbè, ok, gli diamo l'out qui. Diamogli un out e noi ci possiamo già importare la clip tagliata. Mettiamoci un'altra copertura, eccolo qua. Ho cambiato musica. Io ho un repertorio tutto mio. Questo è un talento. Vado lì da Jerry e mi mette in scuderia. Ah, tra l'altro adesso voglio provare a velocizzare una clip. Che anche il velocizzare le clip è una cosa pesante. Proviamo a 2x. Allora, qua deve laggare per forza, perché non può essere. Il tema scuro, Files si attiverà il tema scuro, Google Bot si attiverà il tema scuro. No, e ovviamente se ritorniamo No, è chiaro che qua sto sognando. Davide, sveglia. No, sveglia perché non è possibile. Madonna, che male che mi sono fatto. Adesso voglio mostrarvi un test rapidissimo sul PC, perché non mi crederete, perché non è possibile, non è umanamente concepita una cosa del genere. Ecco, allora io adesso mando in riproduzione in determinati punti. Adesso qua è fluido, ma ci mancherebbe altro, insomma, sta riproducendo un video. Se salto, che ne so, vado qui. Eccolo, mi sono spostato un attimo. Via, comincia la gara da morire, guardate che roba. Guardate che roba, cioè è tipo un frame al secondo, anche meno forse. Adesso si è un pochino ripreso. Ecco! Un'altra volta, guardate, mi sono spostato un po' più avanti e comincia a laggare tutto da morire. Mi capita molto spesso che ci siano questi momenti di totale incertezza su una macchina del genere. E qui no. Via, proviamo a vederle tutte e due di fila velocizzate. Oh, finalmente vedo un laghettino, dai. Almeno uno glielo diamo. Cioè, Cristo santo. Però secondo me adesso la seconda riproduzione invece va da Dio, vediamo. Infatti. Ha avuto proprio quel briciolino, ma piccolo, lui che ha detto, oh, voglio giù. Come posso esimermi dal mostrarvi che ho fatto un'altra follia, cioè questa clip qui è velocizzata, attenzione, a 1.5x e attenzione, a un certo punto gliel'ho fatta pure zoomare. Guardate qua, ci sono due keyframe, se io vado qui, si zooma qui. E quindi lui è comunque fluido, cioè è tutto velocizzato e zoomato. Personalizzazione, colori, e qui scorrendo giù trovate, scegli la modalità predefinita dell'app, chiaro o scuro. Oh, stranamente mi serviva una clip di Jerry da inserire nel video e niente, sono andato in tutta tranquillità su Safari, neanche qua il minimo lag continua a rispondere perfettamente, sono qui nel bot Telegram di Jerry, mi raccomando andate, scuderia Scotty Bot, messaggi salvati, qui c'ho la clip video del scendono le palle di Jerry, vediamolo qua, eccolo qua, vediamolo. Perfetto, lo scarichiamo, salva file, scarica, eccolo qua, torniamo su LumaFusion, andiamo qua, importiamo da file, eccolo, l'hai importato? Eccolo, io lo importo, lo metto tipo qua intanto, tagliamo un attimo dove mi serve, spostiamoci qua, l'ho spostato, l'ho messo, quindi... Perfetto. Cioè ci ho messo un attimo e ricordo che ha 2 giga di RAM, mi sono passato sul browser a far scaricare la... No. Scusate che alla porta mi sta bussando il robot per pulire. Prego. E anche questa è una transizione che sicuramente è pesantissima eppure... No, ragazzi no, io ho finito, le ho finite totalmente le parole, cioè proprio non... No, non so più che dire, non so più che dire veramente. Tra l'altro volevo farvi vedere una cosa molto bella, che questa applicazione può andare anche in modalità pop-up, cioè io adesso posso aprire il browser, andare a cercare una keyword a caso ovviamente. Eccola qua, noi cerchiamo, il browser ovviamente è tutto fluidissimo.
apriamo LumaFusion in modalità pop-up, guardate qua. Eccola, e c'ha l'interfaccia da smartphone. Cioè, guardate, il browser continua ad essere fluido e lui qui c'è il programmino tutto aperto. Se giuro, adesso mando in riproduzione, se è fluido anche adesso mi ammazzo. Qui in diretta, prego, allora, via. No. No, 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 con la sigla anche. No, ragazzi, no, e continua ad essere fluidissimo il browser. Ma di cosa stiamo parlando? Ma stiamo... Ma siamo seri, oh! È fluido! Ogni settimana una botta in testa così! Pure col video in 2x! Pure col video in 2x che vi ho detto che è pesantissimo! Guardateli qua, sono tutti in 2x! No, basta! Chiudo perché qua... No! iPad Pro! Dove sei che vengo a prendere? Tra l'altro sotto casa qui a Roma c'è un reseller, un premium reseller dell'Apple, potrei andare... C'è proprio l'iPad Pro in bella vista, dove ogni mattina ci passo davanti... Ma adesso esageriamo, apro pure FaceTime e chiamo il signor Nicola, che vi ho citato inizio video, che mi ha fatto avere questo accessorino marcio. Buonasera. Buonasera. Ma insomma, sto video l'hai finito o no? Eh no, guardi, c'è la camera qui, sto anche registrando e voglio far esplodere questo iPad ufficialmente, perché adesso apro LumaFusion finché c'è il pop-up della sua videochiamata. Mettiamo in riproduzione. Che meraviglia. Stia zitto. Mi piace. Faccina raggiante, cioè, guardalo! Faccina blu sudata. Guardalo! È fluidissimo nonostante ci sia una videochiamata in corso. Faccina che bacia con occhi sorridenti. Parentesi, le FaceTime sono molto pesanti a digerire. Le FaceTime sono pesanti a digerire? Mi fa piacere, mi aggiunga pure carne al fuoco. Guarda, io adesso le butto giù perché so già che lei sarebbe in grado di farmi comprare l'iPad Pro in questo momento. Ciao, arrivederla, basta. Basta, no, perché lui è maledetto lui, eh. Cioè, alla fine questo video si è trasformato in un tentativo invano di farlo esplodere, ma lui proprio, ti piacerebbe. Signori, è il grande momento di esportarlo. Tastino condividi. Condivido. Io ho solo 1,36 GB liberi e l'unico modo di esportarlo è... diciamo per il formato di YouTube, che lui in automatico va a impostare qualità video 12 mega e quindi così peserebbe 1,19 GB. Ma siamo proprio al limitissimo, cioè un video veramente sempre con l'ansia che non basti la memoria. Guardate, è una roba incredibile, però dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Bon, tacchiamo, però adesso vi metto anche il cronometro, guardate che mezzi professionali per farlo star su, perché non sta. Scotch di carta, eccolo qua, perfetto. Tacchiamo, via! Cioè, ma com'è possibile? Lui è 2 minuti e 15 di video renderizzato, è più veloce dei secondi. Cioè, non è manco un rapporto 1-1, non è neanche più lento, che sarebbe la normalità, ma ci mette meno. 4 minuti, c'ha 30 secondi quasi di vantaggio rispetto al tempo. Basta? Finito, signori. Adesso mi sono anche dimenticato di fermarlo, quindi ha finito anche un po' prima di 11:25. Adesso lo sta solo caricando su YouTube, quindi l'esportazione è assolutamente finita. Ci ha messo meno del tempo reale. Io non ho parole. Bene, siamo giunti alla conclusione. Io spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, mettete mi piace e condividetelo, perché è una roba allucinante, differente da tutto ciò che già esiste sull'iPad Pro, perché su questo penso non l'avesse mai fatto nessuno ed è stata la svolta un po' per tutti, pure per me, che veramente non avrei mai neanche nella più rosea delle ipotesi immaginato una roba del genere. Bene, buon bricaggio a tutti, io vado a comprare l'iPad Pro. Ciao!